Buongiorno ragazze, mi sto preparando il limone spremuto in acqua tiepida. La mattina inizia così per me. Quindi mezzo limone, ora scaldo l'acqua. Questo aiuta ad eliminare le tossine della notte, a far sì che il metabolismo si riattivi, eliminare appunto le tossine dal fegato. Spruzzo mezzo limone. E bevo. E visto che io cerco di non sprecare mai niente, questo limone lo metto in lavastoviglie quando lavo. Rimane qui e profuma, non uso deodoranti. Nel frattempo che bevo l'acqua e limone e poi aspetto di mangiare perché essendo ipotiroidea devo prendere la pastiglia al mattino, devo aspettare circa 20-30 minuti prima di fare colazione, di mangiare. Mi preparo questa mattina i fiocchi d'avena. Allora, metto 100 g di fiocchi d'avena. Fanno benissimo perché sono a basso indice glicemico. Saziano, sono ricchi di fibre e al mattino una colazione bilanciata con proteine e carboidrati è la cosa ideale per risvegliarsi e ricaricarsi dopo la notte. E poi 200 ml di acqua li mettiamo in pentola. Nel frattempo sto facendo scaldare anche l'acqua per una tisana che dopo vi faccio vedere. Mia mamma mi ha preso una tisana diuretica. E voglio proprio provarla. Ci versiamo i fiocchi d'avena e li facciamo andare per una decina di minuti. Dopodiché ci aggiungiamo anche il latte, 100 ml di latte perché mi piacciono belli morbidi. La tisana invece è questa, praticamente. Come ingredienti ci sono le foglie di ortica, la radice di ortica, i baccelli di fagiolo, tarassaco, equiseto e foglie di betulla. Sono tutte erbe e sono curiosa di provarla perché secondo me deve essere buona. Di solito mi faccio il tè verde la mattina, però mia mamma ieri sera appunto mi ha portato questa e dalla fiera dell'artigianato e voglio provarla. Volevo farvi vedere come sono diventati i morbidi fiocchi d'avena già solo con l'acqua. Qui ho già pronto il latte. Come dicevo prima, 100 ml e tra poco finisce, si asciuga tutto, si asciuga tutta l'acqua e mettiamo il latte. Allora, nel frattempo ho preparato qui la frutta perché già su YouTube avevo fatto vedere la ricetta, mi voglio preparare il succo arancione ricco di vitamina, perché per questa vitamina C, per questa stagione va benissimo, quindi ogni mattina cerco di bermi il succo. L'altro giorno non ho fatto in tempo a prepararlo, così lo farò adesso. Prima però voglio farvi vedere che verso il latte dentro i fiocchi d'avena. Rilasciamo per altri 5 minuti in modo tale che si asciuga il latte e l'altra acqua che è rimasta. E ora ritorniamo a preparare il succo arancione. Spucciamo tutta la frutta e la verdura, prima l'ho lavata. Comunque la ricetta ve la lascio qui sotto nell'info box. Tagliamo a pezzi e la mettiamo qui. Allora, sono ancora alle prese con il finire di sbucciare tutta la frutta e tagliarla, però nel frattempo i fiocchi d'avena si sono cotti, quindi adesso li lascio un po', vedete come sono diventati proprio morbidi e a me piacciono tantissimo così. Adesso li lascio un po' asciugare senza che siano sul fuoco, quindi ho spento proprio la fiamma, li lascio un po' asciugare. E poi finisco intanto di preparare il succo arancione.
Allora, ho finito di tagliare tutta la frutta e la verdura e ora vado a preparare il succo arancione con lo slow juicer. Qui sotto nell'info box trovate un link ad un video in cui parlo delle differenze tra centrifuga e slow juicer e vi mostro anche appunto la differenza dei succhi. E nel frattempo i miei fiocchi d'avena si sono un po' asciugati, quindi adesso li metterò nella ciotola. Così, questa è pronta. E poi ci aggiungiamo le proteine in polvere al cioccolato, così lo rendiamo più proteico. Impact Whey Protein. Comunque trovate un link sotto nell'info box in cui vi parlo degli integratori e di queste proteine in polvere. Ok, questi sono i restanti fiocchi d'avena, anche questi li metto in frigorifero così per altre 2 mattine, forse, o 1 mattina e mezza, ce l'ho. E adesso prepariamo il succo arancione. Allora, il succo è pronto e adesso lo metterò in una bottiglia perché dura in frigo per 2 giorni, quindi ce l'ho per queste mattine e anche durante, me lo bevo durante il giorno anche. E ora mi preparo la tisana. In genere faccio così perché sennò faccio cadere tutto e fa l'acqua. Siccome mi è già capitato e non vorrei fare il danno, adesso qui non so se riuscite a leggere, mettere 1 o 2 cucchiaini per ogni tazza di tè con acqua bollente, lasciare in infusione per circa 8 minuti. Io metterò 2 cucchiaini. Sì, diventa carica. E lasciamo in infusione per 8 minuti. Ed ecco la mia colazione di oggi. Fiocchi d'avena con proteine in polvere al cioccolato e succo arancione. Buona colazione. Allora, la tisana è pronta. Ma il profumo non è sgradevole. Vediamo. Sarà secondo me sul giallino. Ora di allenamento, mi sono già vestita, ovviamente sotto ho la canottiera. Questa maglietta a maniche lunghe la tengo d'inverno per durante il warm up perché ho troppo freddo d'inverno, io sono molto freddolosa e quindi prima di iniziare l'allenamento, mentre faccio il warm up, mi vesto un po' pesantuccio, poi tolgo tutto. Prima dell'allenamento prendo i bruciagrassi. 3 compresse di Thermopure, questo qui, a stomaco vuoto. Non faccio lo spuntino pre-workout perché sono ancora piena dalla colazione. I fiocchi d'avena mi riempiono sempre. E pronte, workout. Avevo preparato 2 tappetini perché appena srotolo il mio tappetino, Camillo si mette subito su. Per il mio workout uso il mio quadernetto dove mi segno tutti i miei workout e tutti gli appunti. Questo è un allenamento a corpo libero oggi e sarà a circuiti come sempre e farò 4 round per 7 esercizi. Prima farò dal primo al settimo esercizio e nello stesso round poi dovrò fare dal settimo esercizio al primo esercizio. È un allenamento a piramide. Allenerò un po' tutto il corpo, iniziando con un esercizio cardio per poi passare a tutto il resto del corpo e prenderò il tempo perché devo cronometrarmi. E ora mi scaldo e comincio. Allora, imposto il timer, cronometro, nessun set. Ok,
Ragazzi, ho finito da poco il workout, non so se si vede, sono un po' sudata, è stato tosto, adesso mi faccio delle proteine in polvere con la mia glutammina e i miei aminoacidi. Allora, come post workout? Sono Impact Whey Protein, sono proteine isolate del siero del latte al gusto cioccolato. Ci sono molti più gusti, ma io preferisco non pasticciare molto. Alcune proteine ce le hanno già dentro, gli aminoacidi essenziali. E poi glutammina per il recupero, sempre 6 grammi. Io metto tutte in dei barattolini perché sono molto più comoda. 200 ml di acqua, versiamo le proteine, 25 grammi, 6 grammi di amminoacidi e 6 grammi di glutammina. Come invece carboidrato ad alto indice glicemico, mi prendo questi datteri che sono al naturale. Non sono ricoperti di glucosio, ma sono comunque pieni di zuccheri, quindi va benissimo per il recupero degli zuccheri. Finito di fare il workout, voglio farvi vedere un po' come si cercano gli articoli sul sito e su YouTube, come cercare un allenamento per le varie zone del corpo sul nostro canale YouTube e dove sono le playlist, perché in tantissime di voi mi chiedono sempre se faccio dei workout per ad esempio le gambe piuttosto che gli addominali. Ma ragazzi, ci sono tantissimi workout sul mio canale e basta andare a vedere nelle playlist o fare la ricerca e ne trovate veramente tanti. Guardiamo prima il sito. Dalla home vi appare così. Praticamente questo è l'ultimo articolo che vedete e poi ci sono gli altri. Per andare nelle varie pagine c'è lo shop in cui trovate tutti i miei programmi di allenamento. Basta cliccare sul programma e vi si aprirà un'altra finestra dove ci sarà, c'è la descrizione del prodotto, quindi in questo caso che cosa ci trovate all'interno del video o del programma di allenamento. Cliccate su acquista e procedete a fare tutte le operazioni. Se volete tornare indietro, sempre con shop. Chi siamo? Qui c'è una piccola descrizione di noi, del canale, e il blog dove scrivo gli articoli. Se rimanete con la frecciolina su blog di Ross, praticamente trovate le varie categorie: fitness, benessere, video allenamenti, news e ricette. Allora, fitness sono articoli puramente di fitness, dove parlo ad esempio di come respirare in modo corretto durante l'allenamento, oppure quali vestiti usare per allenarsi all'aperto, al freddo. Adesso piano piano carica tutti gli altri articoli, gli integratori per lo sport, come allenarsi con i miei workout e bla bla bla. Poi abbiamo gli articoli sul benessere, essere felice sempre di buon umore e tutte le altre cose. Come video allenamenti trovate tutti i video allenamenti che escono il martedì, l'ultimo fit stretch, cardio addominali, questo è un bonus. Una volta che entrate, cliccate sulla copertina e vi si apre tutto l'articolo. Leggetevi perché ci sono cose veramente importanti.
L'ultima sono i bocconcini di tacchino al lime, ragazzi, vi assicuro che sono veramente buoni. Frullato di banana e spinaci, proteico. Poi ci sono le FAQ. Le FAQ sono le domande che più mi fate frequentemente. Se cliccate sul più, si apre tutta la descrizione praticamente della domanda. Sono nuove, voglio allenarmi con Ross e Core FX Fitness, come faccio? E qui spiego come si fa. Poi ci sono tutte le altre domande, sempre sul più si apre la risposta. Qui a lato invece trovate delle categorie, sempre se siete ad esempio dentro al blog, ad esempio fitness, trovate le categorie. Benessere, fitness, potete andare anche da qui. Ci sono nel nostro shop e i tag. E poi potete anche effettuare la ricerca con cerca. Mettete, che ne so, ad esempio gambe. Dando l'invio vi usciranno tutti gli articoli in cui si parla delle gambe, quindi video allenamenti, quello che c'è nello shop, gli articoli di fitness. Ci spostiamo sul canale YouTube. Sul canale YouTube qui apparirà l'home page. Poi ci sono i video caricati, gli allenamenti col diario. Qui vi fanno vedere un po' l'inizio delle playlist. Qui sopra video, se cliccate su video andate sugli ultimi video che ho caricato, che abbiamo caricato. Playlist. E qui ci sono tutte le playlist, come vi dicevo, con tutti gli allenamenti suddivisi per parti del corpo, tipo esercizi addominali, fianchi e core, snellire le gambe, glutei alti e sodi, insomma ci sono tutte le playlist con tutti i video. Allora potete cliccare direttamente sulla copertina e inizia, ok, e qui mano a mano andranno in riproduzione tutti i video che ci sono nella playlist. Mentre se torniamo indietro e clicchiamo direttamente su esercizi addominali e fianchi, qui invece vi fa vedere l'elenco e potete scegliere quale fare. Se cliccate sulla lentina di ingrandimento potete fare cerca nel canale, quindi sempre gambe ad esempio, e qui vi usciranno tutti gli allenamenti in cui alleneremo le gambe o comunque saranno coinvolte le gambe. Il mio pranzo di oggi è costituito da erbette cotte al vapore e condite con un cucchiaino d'olio d'oliva crudo, pepe e sale di Persia. Pasta integrale, sono all'incirca 70 grammi, condite con sugo, fiocchi di formaggio conditi con un goccio d'olio d'oliva, sempre a crudo, vabbè, i fiocchi di latte sono crudi, e un pizzico di una spolverata di pepe nero, potente bruciagrassi, lo sapete che lo metto ovunque. Questa qui è la tisana di questa mattina, tisana diuretica, e devo dire che è ottima perché mi fa fare tanta plin plin, e omega 3. Inizio con il mangiare le erbette, sempre con la verdura, e se ho anche la frutta, eventualmente la frutta, ma la frutta cerco di mangiarla agli spuntini, in modo tale che mi inizia a saziare già, e ovviamente verdura a foglie verde scuro perché è ricca di antiossidanti. Come spuntino oggi mi sono preparata della frutta. Allora, pompelmo rosa, che io adoro anche se è un po' amarognolo, ma mi piace, e kiwi. Non l'ho sbucciato, come vi dicevo, a me piace mantenere la buccia della frutta e della verdura dove è possibile. In questo caso, se si lava il kiwi, non rimane, cioè non vi pizzica la gola, i peletti non si attaccano in gola, in sostanza. E poi ho messo 6 mandorle, che sono ricchissime di grassi buoni e fanno benissimo. Fase cena. Allora, mi sto preparando la cena, quindi
Ho voglia di crudité stasera, quindi finocchi e sedano verde. Di solito prendo quello bianco, ma non c'era e allora mi sono presa quello verde. Quello bianco mi piace di più, è un po' più dolciastro, meno amarognolo. Poi due gallette di farro, avevo preso queste, le devo finire. Di solito mangio quelle di mais che mi piacciono molto di più, però non c'erano. Integratori zinco, omega 3 e complesso di vitamina B, zinco per il recupero muscolare, vitamina B per la massa muscolare e gli omega 3 per cuore e circolazione. Stasera petto di pollo grigliato, così sono circa 150 grammi e poi come sempre tisana, quella di oggi che è quella drenante, no, diuretica. Non drenante, però comunque drena lo stesso i liquidi. Finita di cenare e prima di andare a letto mi prendo sempre il magnesio. Questo qui, magnesio supremo, che aiuta nel recupero dei dolori muscolari, stress, crampi. Insomma, è ottimo. Se volete altre informazioni per restare in forma con consigli su benessere, fitness, ricette, potete visitare il mio sito, programmi di allenamento, corefexfitness.com e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!